Stato di famiglia. Peggio di così. Se figuri che mio marito l'altro giorno ha litigato col principale suo, o che quello non te l'ha licenziato. E non è finita qua. Venga a sapere che mio figlio invece danno a scuola è andato a giocare a pallone. E il parrucchiere l'altro giorno non mi sbaglia tintura dei capelli, lei guardi come mi tocca andare in giro. No, dico lei, dopo le peggio di così lo stato mio? Signora, io ho domandato il documento, lo stato di famiglia. Mi occorre per rilasciarle la licenza di vendita. Volevo dire. Buongiorno, scusi. Scusi. Si metta in fila. Volevo. Si metta in fila. Sì, lo so che devo fare la fila, ma volevo sapere se è qui che devo fare la fila. Altrimenti faccio la fila qui, poi devo andare a fare la fila in un altro posto. In fila! Non ci faccia perdere tempo! In fila, come tu! Che siamo? Sotto le armi? Perbacco! Volevo soltanto sapere. Beh, vada allo sportello delle informazioni. E c'è la fila anche là. Scusi, lei come si chiama? Doretti. Allora lo sportello è questo. Grazie, lei è pratico. Cosa vuole? Sono anni che vengo qua. E questa mattina, per esempio, è dalle 8 che sto facendo la coda. Ah, sì? Di paglia. C'ha la coda di paglia, lei? No. Mi sono presentato. Di Paglia è il mio cognome. Ah, piacere. Senta. Sì? Viene anche lei per farsi fare la carta d'identità? No, veramente io sono venuto per ritirare un documento per la pensione. È già in pensione, così giovane? No, pensione di guerra. Guerra, qua la mano, 905, classe di ferro. Tre citazioni. Al valore? No, tre citazioni per debiti, ma questo dopo congedato. No, quando ero sotto le armi sono stato nominato caporale davanti a tutto il reggimento schierato. Caspita, e che cosa aveva fatto? Avevo risposto male al capitano. E lo avevano fatto caporale? Sì, ma prima ero sergente. Ancora. Cosa c'è? C'è lo sciopero a singhiozzo. È per quello che il signore è vestito di nero. Senta, vuol fare una partita? No, non so mica giocare, poi dopo. È per ammazzare il tempo, sì? Io sono previdente. Queste code durano ore ed ore. Lo so. È per questo che io mi sono portato le carte. Se lei permette, mi faccio la barba. Come si fa la barba? È ingegnoso. Io se ci fosse un cappuccino con due brioche farei colazione. Non c'è la colazione al vassoio, ma farebbero affari. E lei scherza, ma io ho imparato a usare bene il mio tempo. Sono anni che vengo a questo sportello. Sempre per la pensione di guerra, eh? Sì, ma non per l'ultima guerra. 918? Oh, ma allora le porta bene gli anni, visto? No, non è per la mia pensione. Riguarda la pensione di mio bisnonno. Si tratta della prima guerra di indipendenza sotto Garibaldi. E la danno già. Che bravi! Dica pure. Finalmente. Ancora un paio di singhiozzi, poi tocca a noi. No, molto prima. Li vede questi due, se ne vanno quasi subito. Sì? Io li conosco. Ecco, vede questo. Sì, questo ha presentato una domanda di licenza per caccia all'elefante, ma la sua documentazione non è mai in regola. Caccia all'elefante? In Africa? No, qui da noi. Ci sono gli elefanti da andare a caccia? No, non ci sono più, ma quando lui ha presentato la domanda c'erano. La burocrazia è la burocrazia. La burro, orca, allora dovrebbero andare a scivolare più svelto se è la burro. Dica pure. No, guardi, faccia prima il signore, io finisco di radermi. Grazie, prego, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, sono venuto per farmi fare la carta d'identità. Queste sono le fotografie, vede? Sono venuto un po' male perché sono di fronte, di profilo sono molto più fotogenico. Non importa. La domanda? Eccola. Benissimo. La carta d'identità? Sì, la carta d'identità. Me la dà subito o devo ripassare? No, sono io che le ho chiesto la carta d'identità. No, scusi, sono io che ho chiesto la carta d'identità. No, sono io che voglio da lei la carta d'identità. Lei vuole da me la carta d'identità? Sì. Allora lei deve passare di qua e io devo passare dall'altra parte. Scusi, non ci siamo capiti? Sì. No. Le dico di sì. Le dico di no. Senta, lei è venuto qui per farsi fare la carta d'identità. Sì. Ebbene, se non mi porta un documento, io la carta d'identità non posso fargliela. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che se io non le mostro una carta d'identità, lei non può farmi la carta d'identità. Oh, pressa poco. Sa che cosa le dico? Che cosa? Che non ci siamo capiti. Sì. No. Le dico di sì. Le dico di no. Scusi, mi guardi, mi vede. Ecco, se io avessi la carta d'identità, non sarei venuto qua a chiedere a lei di farmi la carta d'identità. E dagliela. È chiarissimo, come ecco, dice lei. È chiaro. Ecco. E allora? E allora? Mi faccia la carta d'identità. Quando vengo? Domani? Dopodomani? Sento, non faccia lo spiritoso adesso. Lei viene qui con una domanda e dice di chiamarsi Pasquale Doretti. Sì, signore. E se invece fosse Nicola Tuzzabanchi? Nicola...
Nicola Tuzzabanchi? Nicola Tuzzabanchi, dov'è? No, Nicola Tuzzabanchi, non c'è, non c'è. Ma cosa c'entra? Nicola Tuzzabanchi l'ho detto io, è un nome, così per dire. Ah, l'ha detto per dire? Ma sì. No, perché io sono Pasquale Doretti, sa? E chi me lo assicura? Lo assicuro io? Provi a chiamarmi. Anzi, no, provi a chiamarmi lei, signore, vede se non sono Pasquale Doretti. Pasquale Doretti! Eccolo, presente! Ha visto che sono io, Pasquale Doretti? Senta, signor Doretti. Ha visto che mi chiama anche lei Doretti? Ha visto chi mi ha chiamato? Se lei vuole la carta d'identità, mi mostra un documento equipollente oppure l'atto di cittadinanza, lo stato di famiglia, il congedo militare, l'atto di nascita, i carichi pendenti, la fedina penale e l'attestato della puntura antirapica. Lei mi ha preso per un bassotto, scusi, mi ha preso per un bassotto lei, eh? Oppure due testimoni. Due testimoni? Sì, due testimoni. Ma io non devo mica sposarmi, io voglio la carta d'identità, caro. No, no, due testimoni, ossia due persone che sono pronte a testimoniare che lei è realmente Pasquale Doretti. Abbiamo qua il signor Di Fieno, può testimoniare. No, 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 Di Paglia. Di Paglia, sì, ma io non basto. Perché quanto è alto? No, no, dico, ci vogliono due testimoni. E va bene, testimonio io, purché si sbrighi. Grazie. Questi uomini ci vorrebbero agli sportelli. Ecco i due testimoni. Va bene, ci sono i due testimoni. Allora tutto a posto. Hanno la carta d'identità? No, io non ho la carta d'identità. Oh, veramente non ce l'ho neppure io. E allora mi dispiace, ma i due testimoni non servono. Sì, a meno che ciascuno di essi non presenti due testimoni che ne accertino l'identità. Oppure presenti tutti i documenti, cominciando dall'atto di cittadinanza. Che cosa ci vuole per avere l'atto di cittadinanza? La carta d'identità. Sa che cosa le dico? Che non ci siamo capiti. No, no, lei sa benissimo cosa vorrei dire. È sospeso il lavoro. Un altro signorzo adesso. No, dico, facciamo una partitina? Un 3-7. Ma no, che partita, io voglio la carta d'identità. Senta, dia retta a me, se ne vada. Io? Se lei non ha un documento, se non ha due testimoni, se non è conosciuto personalmente dall'impiegato, lei la carta d'identità non riuscirà mai ad averla. E io non mi muovo finché questo non mi fa la carta d'identità. Capito? Oh, finalmente. Finalmente. A chi tocca? Sempre a me, sempre a me. Sempre a lei, sì, quello, signore. Della carta d'identità. Sì, signore. Ma io le ho già detto... Permette, non voglio più la carta d'identità. E che cosa vuole? La licenza di pesca. La licenza di pesca? La licenza di pesca. Ci vuole un documento per farsi fare la licenza di pesca? Veramente no. Ecco, allora mi faccia la licenza di pesca. Va bene, la licenza di pesca è intestata a chi? Pasquale Doretti, Pasquale Doretti, sono io. Pasquale Doretti. Ecco. Eccola, 1000 lire. Ecco. E adesso mi faccia la carta d'identità. Di nuovo? Sì, signore. Oh, ma gliel'ho detto. Mi deve dare un documento che attesti. Ecco, la licenza di pesca intestata a Pasquale Doretti. Poi non dica mica di no, Sì, io l'ha scritto lei, eh? Avrà mica fatto il falso, altrimenti lo denuncio. Va bene. Ecco lì le fotografie, tutte e due. Sì, sono venuto un po' male perché sono di fronte. Di profilo sono molto più...